tamponi rapidi, test sierologici e vaccinazioni anti-Covid, così anche i farmacisti aretini sono pronti a scendere in campo per dare il proprio contributo. Il ruolo delle farmacie è un ruolo importante, un ruolo assolutamente importante perché rappresentano un presidio soprattutto nelle piccole comunità. Le farmacie private comunali si sono infatti rese disponibili attraverso un accordo con la Regione Toscana ad estendere ancora di più il loro impegno anti-Covid. Si occuperanno così della distribuzione dei vaccini Pfizer-BioNTech per essere ritirati dai medici di medicina generale che potranno somministrarli agli ultra-ottantenni. Sarà cura della farmacia ospedaliera preparare in appositi contenitori questi vaccini che vengono decongelati. La farmacia li conserva secondo la rigida strumentazione della catena del freddo nei propri frigoriferi tra 2 e 8 gradi e dentro 24 ore il medico deve venire a ritirarli. L'importante è sapere che dal momento che questo vaccino viene decongelato a quando il medico lo inocula, quindi lo somministra, non devono passare più di 5 giorni. Sempre nelle farmacie sarà poi possibile anche fare test sierologici pungidito e tamponi rapidi nasali. Questo qui è praticamente il sierologico. Col pungidito esce la gocciolina di sangue, c'è il capillare per raccogliere il sangue che poi viene versato sulla striscia cromatografica che nell'arco di 15 minuti ti dice se ci sono le IgG e le IgM. Quindi insomma se c'è stato il contatto, se c'è stato di recente oppure se c'è stato in tempi passati. Poi abbiamo il tampone in senso stretto, quello che praticamente consente di fare il prelievo a livello nasale su entrambe le narici del paziente. Dopodiché il tampone viene fatto depositare sul buffer che va all'interno della provetta e poi il liquido viene versato sempre sulla stessa striscia cromatografica che nell'arco di un quarto d'ora al solito mi rilascia il referto, positivo o negativo. A fronte di un'eventuale positività, il soggetto verrà sottoposto a tampone molecolare e quindi, ove la positività venisse confermata, sarà considerato caso a tutti gli effetti. Prestazioni diagnostiche di screening che ovviamente verranno realizzate nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza e riservatezza. In farmacie che abbiano comunque la disponibilità di uno spazio separato, di una riservatezza per il cittadino e con tutte le modalità per evitare il contagio sia della popolazione che contemporaneamente accede alla farmacia, sia dei nostri collaboratori.